Cavalli che vanno in partenza. Andiamo a, come dicevamo, all'1 One Best Store, al 2 Uranio Griff, al 3 Refosco Lag, al 4 Tuono Lunare, al 5 Top Glamour Par, al 6 Sodio degli Ulivi. Si ritrae Top Glamour Par, prudente Sodio degli Ulivi, quando mancano 100 metri allo stacco. Una macchina che va per lasciare i concorrenti. C'è lotta per il comando, Refosco Lag all'interno, Tuono Lunare all'esterno, quindi One Best Store a precedere Uranio Griff per linee esterne e Sodio degli Ulivi. Lungo la piegata con Tuono Lunare che attacca Refosco Lag, cerca di ottenere il via libera, ma l'operazione non si concretizza e si arriva così al paletto dei 400 metri piuttosto veloci in 28,8. Poi passa Tuono Lunare davanti alle tribune, finalmente leader nei confronti di Refosco Lag e One Best Store, mentre gli altri seguono più indietro con Sodio degli Ulivi che prova a risalire posizioni all'esterno. 44,6 sul rallentamento di Tuono Lunare e Sodio degli Ulivi si affaccia al lato di Refosco Lag quando siamo adesso prossimi al paletto di metà gara che viene via nell'ordine del minuto appena abbondante, con Tuono Lunare leader e Sodio degli Ulivi che ora raggiunge il suo sediolo, sempre Refosco Lag per linee interne, più indietro One Best Store e anche Uranio Griff, chilometro in 1:15,3 per Tuono Lunare che ancora viaggia abbastanza bene tenendo in rispetto Sodio degli Ulivi lungo la piegata, con Sodio che si accoda per il momento, poi ancora gli altri sempre capeggiati da Refosco Lag. Si arriva così all'imbocco della dirittura d'arrivo con Tuono Lunare saldo leader nei confronti di Sodio degli Ulivi che ora prova l'ultimo attacco nei confronti dell'avversario, quando siamo adesso a 100 dal traguardo con Tuono Lunare ancora al comando, Sodio degli Ulivi che lo insegue, Tuono Lunare che si mantiene in evidenza e viene a concludere nei confronti di Sodio degli Ulivi, mentre per il terzo Uranio Griff è quello che riesce a fare meglio degli altri. 1:59,2 il tempo totale, nell'ordine dell'1:14,5 la media al chilometro per Tuono Lunare. Filippo Esposito alla guida, Lucio Colletti al training per l'azienda agricola del Grifone. Vittoria da favorito, piuttosto netto al totalizzatore, in testa dopo 400 metri, ha poi respinto l'attacco deciso di Sodio degli Ulivi che deve accontentarsi della seconda posizione. 4:62 l'ordine di arrivo della terza dalle Capannelle.